La storia di un giovane che cresce nel mito della madre che disorienta la sua identità e le sue relazioni. È seconda solo ad Elizabeth Taylor, commedia brillante in programma oggi e domani al Piccolo Teatro della città di Catania, all'interno della rassegna Palco Off. Protagonista del palco Alberto Viscardi, che mette in scena le vicende di un giovane di buona condizione sociale, esuberante ma non sempre compreso dalla sua famiglia. Nella ricerca di se stesso, il protagonista alterna, spaziando nel tempo, episodi e rapporti che gli permettono di trovare la sua identità, il suo posto nel mondo. In un racconto colorato, spiritoso, a tratti brillantemente nevrotico, Alberto Viscardi diventa ora adolescente, ora ragazza, ora ragazzo. Ed ancora la sua amata e idolatrata madre, la nonna, le sue zie, la principessa Sissi e l'arciduchessa Sofia, figure che spesso gli vengono in soccorso nell'isolamento della sua stanza. Un viaggio molto lungo, molto travagliato, ed è appunto proprio questo il motivo per cui andiamo poi a vivere diverse situazioni. Quindi si andrà in Spagna a ballare la Sevillana, e poi andremo in Baviera a fare delle cure termali, e poi dei tentativi di conoscere se stessi all'interno di una discoteca omosessuale, piuttosto che insomma. Andando a imitare, no? Si racconta molto anche il tema dell'imitazione, cercare di imitare gli altri, che sia la madre, che siano le zie, che siano gli altri personaggi, per cercare se stessi. E quindi è proprio un viaggio, direi, a cuore aperto, in modo molto intimo, molto sincero e anche molto divertente, ma perché è anche divertente, secondo me, la crisi di questo personaggio nel cercare le cose. Se io non sono una ragazza, significa che dovrò fare il servizio militare? Ma no!